Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli carissimi, il tempo passa, siamo già al quarto giorno dell'ottava dell'Assunta e oggi vogliamo contemplare la Vergine Maria alla luce della parola che abbiamo ascoltato in tutta la sua giovinezza, nella sua freschezza, perché un'anima che vive nella volontà di Dio è un'anima che non invecchia mai. Anche coloro che hanno avuto la grazia straordinaria di vedere in terra il volto purissimo e bellissimo della Vergine Maria, la descrivono tutti all'unanimità come una fanciulla, come una giovanissima ragazza e nella luce del suo splendore tutto divino e celeste. Questo perché, fratelli, oggi il Signore nel Vangelo ci parla appunto dei bambini, e in modo particolare del rapporto tra Lui e i bambini e dei bambini con Lui, perché furono portati a Gesù appunto dei bambini. Chi è che portava dei bambini a Gesù? Li portavano gli adulti, quindi gli adulti che si fanno portatori di questi fanciulli al Signore con un'intenzione precisa, perché imponesse loro le mani e pregasse su di loro. Ecco, voi sapete che il gesto di imporre le mani è un gesto che nella tradizione della Chiesa indica i sacramenti, la discesa dello Spirito Santo. Questo significa che è cosa buona e gradita a Dio che i bambini già dalla più tenera età entrino in contatto con la grazia santificante, e non soltanto attraverso il battesimo ma anche gli altri sacramenti ricevuti in tenera o tenerissima età. E i discepoli li rimproveravano perché forse pensavano che il Signore è venuto per gli adulti, invece no, il Signore è venuto anche per i bambini. Ma qual è l'insegnamento per noi su questo tema, i bambini e Gesù? L'insegnamento che Gesù dà, alla luce delle sue stesse parole, è triplice. Il primo, lasciateli. La precedente traduzione sottolineava lasciate che i bambini vengano a me, lasciateli, in un altro Evangelo dice meglio, sì. Quindi il Signore vuole che i bambini vadano da Lui. Vadano da Lui, quindi questo è un messaggio proprio dato ai bambini. Se voi notate, i bambini hanno una propensione quasi naturale ad amare Gesù, a parlare con l'angelo custode, a dare tanti bacetti alla Madonna. Cioè c'è dentro di loro quella piccolezza, quella tenerezza che è proprio quella necessaria per instaurare un rapporto adeguato con Dio. Invece noi adulti, ma gli stessi bambini quando li facciamo diventare adulti prima del tempo, com'è che perdono il lume della ragione? Proprio facendo funzionare la ragione, eliminando tutto il resto. Cioè, quando ai nostri ragazzi diamo qualche istruzione razionalista, quando li indottriniamo con teorie fantasiose, come per esempio l'evoluzionismo, come però appunto il razionalismo, l'illuminismo, si sentono talmente grandi prima del tempo che capiscono una cosa per un'altra, che essere grandi significa eliminare tutto ciò che faceva parte della loro vita da bambino. E quindi Gesù, la preghiera. Ecco, lasciare che i bambini vadano a Gesù significa anche assecondare questa loro tendenza naturale. E come? Bisogna assecondarla appunto portando i bambini a Gesù, portandoli a Gesù. Quindi insegnandogli a pregare, dando anche l'esempio e portandoli anche in chiesa, facendolo conoscere. Quindi lasciate che i bambini vengano a me. Il secondo insegnamento: non impedite che i bambini vengano a me. Sembra la stessa cosa, ma non è la stessa cosa. Perché il primo insegnamento, come dire,
dice agite in maniera diretta affinché i bambini vengano da me. Quindi lasciateli, vogliono venire, fateli venire, io li voglio i bambini. Il secondo invece è un'azione invece indiretta, come dire, negativa. Cioè fate in modo che nulla ostacoli questo cammino dei bambini verso di me. Non impedite che i bambini vengano a me. Ecco, questi impedimenti, carissimi, possono essere di vario tipo. Possono esserci degli impedimenti gravi. Gli impedimenti gravi noi li chiamiamo gli scandali che possono ricevere i bambini. E gli scandali sono scandali gravissimi e scandali un po' meno gravi, ma sempre scandali sono. Nel momento in cui ci rendiamo conto che o in famiglia, o nella società, o nella Chiesa, dovessero esserci degli scandali gravissimi, è ancora più grave chi chiude un occhio. Ma di fronte ad uno scandalo reale, non immaginario, non è che io vedo fantasmi da tutte le parti, no? Però di fronte ad una cosa reale, e guardate che nella Chiesa per scandalo nei confronti dei bambini non si intende come lo intende la legge dello Stato, chissà quale effrazione, chissà quale cosa pesante. No, nella Chiesa scandalizzare un bambino significa anche semplicemente un piccolo ammiccamento, significa pure una piccola allusione, significa pure una parola fuori posto che non va detto manco ad un adulto, figuriamoci ad un bambino. Cioè, capite? Noi siamo chiamati alla santità. Se non c'è perfetta santità nei confronti di un bambino, è scandalo. È scandalo. Figuriamoci se dovesse esserci altro. Scusate, oggi pasticcio un po' con i verbi. Quindi di fronte a questo non si può stare in silenzio, altrimenti diventiamo complici. E complici sapete che significa? Significa che il peccato che fa un altro è come se lo facessi anche io, perché io ho visto, so e mi sto zitto. E poi ci sono gli scandali apparentemente minori, ma dicevo sempre scandali sono, come per esempio genitori che non danno il buon esempio e che c'è incongruenza tra il loro dire e il loro fare. Magari dicono ai bambini vai da Gesù, vai a pregare, vai in chiesa, loro non lo fanno. Questo è ancora peggio se si stanno proprio completamente zitti, perché vedono questa incongruenza nel loro agire. E così, va bene, il tema sarebbe lungo sul discorso dell'impedimento e dello scandalo, ma perché c'è l'ultimo insegnamento che vorrei sottolineare, quando Gesù dice questa frase, un'unica frase ricchissima: a chi è come loro appartiene il regno dei cieli. Quindi Gesù pone il bambino come l'immagine dell'uomo che si salva. Uno si chiede, chissà se andrò in paradiso, chissà se mi salverò. Beh, vuoi capire se ti salverai? Guarda un bambino. Sei come un bambino nei confronti di Gesù? Com'è un bambino? Un bambino è innanzitutto puro, mica un bambino si mette a fantasticare, a pensare cose strane o cose strambe. E il bambino è puro, è innocente. Il bambino poi è semplice, il bambino non è complesso, complicato, soprattutto nel modo di pensare, perché l'adulto pensa tantissime cose come un computer, un bambino pensa solo una cosa: cercare gli occhi della mamma, avere l'abbraccio del papà, cercare il bacetto della persona che ti sta vicino, che gli vuole bene. Il bambino cerca l'affetto dell'adulto. Il bambino spirituale è colui che cerca l'affetto di Dio, che si interessa soltanto di cercare Dio, di stare tra le braccia di Dio, di non lasciare un attimo il volto di Dio. Vedete i bambini nel momento in cui la mamma si nasconde, incominciano a strillare, impazziscono, e vogliono stare sempre con la mamma. E questo è il cristiano che si salva, colui che può succedere di tutto intorno a te, ma non si agita, l'importante è che stai sempre con il Signore. E poi anche la loro spontaneità, noi come siamo rigidi, siamo come delle pietre, a
volte perché siamo ipercontrollati, o meglio, ipercondizionati dalle persone che ci stanno intorno. Non siamo persone libere. Il bambino invece è libero. Il bambino è libero. Ecco, sarebbe da fare tutta una meditazione sul bambino come modello di colui che appartiene al regno dei cieli. Guardiamo Maria, lì c'è tutto. Siano lodati Gesù e Maria.